E anche quest'anno più di 900 bambini per la solenne pastorella in cattedrale. Che emozione quest'oggi! Tanta emozione, guardateli, questo gruppo in particolare della Laurenti, sono piccolissimi, sono 250, di cui 180 di 3, 4 e 5 anni. Quindi l'emozione è palpabile in loro, ma anche in me, in tutte le insegnanti che ringrazio, che hanno fatto un grande lavoro. Loro sono della scuola Laurenti e hanno seguito i bambini della Rodari, che ieri erano in 600, e i bambini della scuola di Don Papacchini, che erano 100 lunedì. Quindi oggi si conclude questa pastorella dei bambini, diciamo così, i nostri matinè, si potrebbe dire. Dopodiché il 23 avremo questa serata alle ore 20, e dove gli stessi bambini si esibiranno. Cosa significa mettere insieme 900 bambini e riuscire a portare avanti un progetto che dura ormai da 15 anni? Significa una grande soddisfazione. Come dicevo ieri, ricevo molto di più di quello che do. Molti dicono: ma come fai a fare questo lavoro? Intanto il lavoro lo faccio proprio perché sono 15 anni che lo faccio, e quindi ho in qualche maniera, mi posso permettere di dire, insieme alle maestre, formato delle generazioni. Quindi le quinte classi sono 5 anni che fanno la pastorella con me. Mi trovo a insegnare dei nuovi brani a loro, ma le prime si trovano tutti i brani che già dalle seconde alle quinte conoscono, e così le scuole materne, che sono 3 anni, 3, 4 e 5 anni. Oggi ci sono dei bambini di 5 anni delle materne che sono già 2 anni che fanno la pastorella con me, quindi la soddisfazione è enorme, è difficile spiegarlo, per me è, diciamo così, raggiunge il mio sistema valoriale, è un qualcosa che mi realizza come persona. Naturalmente diamo l'appuntamento a tutta la cittadinanza per il 23 alle 20 qua in cattedrale. Certamente, voglio dire che c'è il libero accesso dei gruppi, della cittadinanza, tutti possono partecipare, chi vuole e chi non vuole, perché la pastorella è un qualcosa dove ci deve essere sempre la massima libertà.